circa un minuto. C'hai ragione, questo continua a parlare. Sono opera dello scultore. Questo è il trenino che li ha realizzati appositamente per il. Continua a parlare. Siamo al pacco, prima tappa della giornata, cioè seconda, perché prima è stata Verona. Pacco Giardino Sigurtà. Adesso poi faccio qualche ripresa, ma mi sa che non sentirete niente perché se questa voce meccanica continua a parlare in multilingua non ce la possiamo fare. Allora, primo giorno vacanze col doc, eccoci qua, facciamo questo giro in questo bellissimo pacco, faremo qualche ripresa durante il giro del trenino e poi ci parliamo più tardi. Che magari ridoppieremo tutto. Ridoppiamo. Ciao! All'estate della statua potrete raggiungere a piedi la meridiana orizzontale dedicata a Galileo Galilei. Un orologio solare progettato e collaudato per una validità di 26.000 anni. Behind the statue, you can see the horizontal sundial dedicated to Galileo Galilei, a trusted and tested solar. Here animals graze placidly. Sometimes alive, they just approach. Dai, non capisco. Dietro al dock ci sono i daini. Telespettatori, vi faccio vedere questa bellissima scalinata e la schiena del dock che percorre la scalinata. Allora, abbiamo fatto il giretto col trenino, ma non si riusciva a fare le riprese, cioè sbragava tutto. Adesso stiamo andando a fare il giro nel labirinto, così vi facciamo una bella ripresina di me, che andrò fuori di testa. Sempre se poi usciamo dal labirinto. Se usciamo dal labirinto, esatto. Se usciamo ci rivediamo. L'ultimo. La terra è un solo paese, siamo onde dello stesso mare, foglie dello stesso albero, fiori dello stesso giardino. Siamo davanti al castelletto, che non si può entrare sicuro. Il castelletto. Adesso dobbiamo ancora arrivare al labirinto. Allora, secondo il cartello del regolamento del labirinto, uno, non farsi prendere dal panico, due, non correre dritti attraverso. Non bucate il labirinto. Ta-dan! Siamo già arrivati. Sì, è abbastanza semplice girare per questo labirinto. Le parole famose. Dobbiamo arrivare qui. Ok. Prima che le zanzare ci mangino. Sì, vabbè, lasciamo perdere il tema. Allora, io credevo che eravamo praticamente già lì al centro e invece siamo neanche, cioè, a due corridoi dall'ingresso. Abbiamo fatto già tutto un giro. Bene, ma il doc ha detto che lui sa l'algoritmo, però si mette a fare i selfie e vabbè. Quindi non lo so se dare retta all'algoritmo del doc. C'è un navigatore impostato su aperitivo adesso. Se sei qua dentro però fai arrivare con un globo. Dura. Va bene, proviamo ad andare avanti. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati in centro. Guarda che bello. Yeah. Ah, c'è meno gente di quanto mi aspettassi qua, né? E anche meno sole. Sì, il cielo si è un poco coperto e quindi ce la possiamo fare. Ci siamo premuniti con la nostra simpatica crema solare protezione 100. Esatto, però insomma caccia comunque caldo anche se ci proteggiamo. Quindi telespettatori, siamo molto contenti. Come si vede dall'espressione. Esatto. Gioiosi, gioiosi. Siamo alla grotta votiva. E volevamo farvi vedere, fra i vari oggetti lasciati alla Madonna, questo Free Drink Love. Peccato che non c'è uno spritz. Quello sarebbe stato, no?
Ma è Gesù che ti trasforma la carne di Dio, non la Madonna. Okay. Giusto, giusto. Siamo a Montagnone e adesso ci sediamo e mangiamo una fetta di questo. Allora, intanto facendo qua siamo davanti alla chiesa. È una fortificazione medievale, poi dopo faccio la ripresa fuori. E un paesino molto carino. Telespettatori, guardate che cosa ha portato il doc, quanto è trendy, quanto siamo trendy. Allora, com'è il dolce? Assaggialo, perché è molto buono. Io lo sto accompagnando con il drink giusto. Sul tuo c'è un po' troppa arancia, poco alcol. Io sono un po' più temeraria del caldo con lo spritz a quest'ora. Ma domanda, perché a vederlo sembra quasi un panettone? Sa di panettone? Sa vagamente di panettone. Sa vagamente di panettone. Ah. Assaggialo live. Panettone è il dolce del palio. Il dolce medievale, pieno di zucchero, ma l'ho smerdata. Va bene, mangiamo questo zucchero, ciao. Allora, stiamo facendo tutte queste scale per salire sulla torre del castello di Montagnana. Pausa per ammirare questo stemma di cui, qua forse c'è scritto qualche cosa, ma in realtà non mi pare. Però, troppo carino questo stemma col cigno, con in bocca, cos'è? Un anello con una perla. Mi piace molto questo cigno. Siamo sulla torre, io me ne sto bella al centro perché, come sapete, soffro di vertigini, quindi non mi avvicino ai bordi e guardo il panorama dalla torre. Fa un caldo bestia qua sopra, chiaramente. Saluta i telespettatori. Questo non è un castello scheggero. Esatto, questa la capireste solo se foste noi, perché la possiamo capire solo noi questa battuta. Perché l'anno scorso... Spiega, no, spiega. La spiego? I telespettatori. Allora, non è vero, non lo sanno i telespettatori che hanno seguito l'anno scorso, perché non l'abbiamo detto? Cioè, ogni castello che abbiamo visto l'anno scorso, che abbiamo filmato, dal primo all'ultimo, tutti i castelli scaligeri, tranne questo. Quindi, se si ne pa, un castello scaligero. Siamo molto contenti e soddisfatti. Ma di chi è? C'è scritto qua? Sì, ma non ho letto perché è troppo caldo. In effetti, col caldo si legge male. Vabbè, dopo ci butto un occhio e vedo se riesco a dirvelo di chi è questo castello. Hai visto che ti sta aspettando? Guarda come ti guarda! Allora, il doc ha rotto la macchinetta. Non ho rotto nulla, ho obliterato. Sì, però togliendo quello iniziava ad obliterare da sola. Adesso se lo togli. Adesso ostruzione. E va avanti. Non lo so, gli mettiamo un pezzo di carta. Mettiamo un pezzo di carta. A caso. Cioè, o lo ostruiamo o va avanti. Però te l'ha obliterato? Sì, è obliterato correttamente. Ah, l'altro. E quello? No, questo no. Ma quello non è il biglietto, giusto? Oh. Ah, e questo è il pezzo di carta che gli stiamo mettendo per non farlo rompere? Esatto. Grandissimi. Vabbè, siamo a Trieste. Airport. E quadro è l'aeroporto anche, che è la gente.
scusi, ecco, Trieste Airport. Direte, ma mica avete preso l'aereo? È vero, abbiamo lasciato la macchina della... si chiama noleggio. Mi ha rilasciato la macchina. E adesso andiamo verso Trieste, poi andiamo verso casa e poi andiamo verso lo spritz. Facciamo i signori, prendiamo il taxi per andare a casa. A casa. Il numero 42. Gusto gelato cocco al binario 7. Gelato marco spaziale. Serviamo il numero 41. Non è arrivato 42, trovate dietro. Serviamo il numero 42. È impazzito, come 30 anni, è impazzito. Esatto. Pazzesco.